Questa nave è gigantesca. Come hanno fatto a costruirla così enorme? Soma, com'è laggiù? È sempre lo stesso? Lo stesso di quando sei stata qua giù? Sì, voglio dire, c'era un macello ed era tutto sudicio. Onishima nanimono, koko wa doko da? Sessha no ken wa doko da? Sappari wakaran, koko ga doko nano ka mouse? Sessha no ken wa dou shita? Nani wo itte oru no da? Sappari wakaran, nan toka shite kure! C'era un sacco di gente malata e di... Con questo il quadro dovrebbe essere chiaro. Il mondo è ancora immerso nel caos. Fateli fuori! Fatevi sotto, bastardi! Mi hanno colpito! Insomma, sai dirmi come andrà a finire? Sì, che succede laggiù? Non saprei. Ho sentito... che una delle parti iniziò con i bombardamenti e poi andò tutto a rotoli. Quindi non sanno chi ha iniziato e chi ha vinto? Non capisci perché non sai cosa ci sia laggiù. Non c'è più nulla per Corian. Non importa chi ha iniziato o chi ha vinto. Non ho nessuna casa verso cui... Dove sono? Dove si nascondono quei piccoli bastardi? Alieni? Così li chiami? Allora mi hai svegliato tu, eh? Che diavolo sei? Ti sembro davvero così idiota? Questa non è una nave. Non sento il rumore dell'acqua e non ci stiamo muovendo. Raccontamene un'altra. Tra l'altro, non mi sembri in trappola. Come faccio a sapere che non stai dalla parte di quei piccoli bastardi verdi? Hai ragione. Avermi fatto uscire da quell'affare conta qualcosa. Sai cosa ti dico? Di solito sto da solo, ma per adesso mi unirò a te. Non fare mosse stupide, o sei morto. Voglio dire, ho perso la mia famiglia. Cosa? Cosa sta succedendo? Chi sono tutte queste persone? Cosa? Non ho mai visto nessuno di voi nella mia vita. Le ultime persone che ho visto erano... Oh mio Dio! Gli alieni! Sono stato rapito dagli alieni! Voi! Voi dovete essere gli alieni che cercano di entrare nella mia mente! Beh, non ci riuscirete! Soldato Elliot Terkorian, medico dell'esercito americano, matricola 3477809. Questo è tutto ciò che ti dirò. Ehi,
Tu potresti essere uno di quei ragazzini verdi in forma umana. O forse sei umano, ma loro ti controllano la mente. Non abbiamo idea di quanto siano enormi i loro poteri. Credo di sì. Senti, tutto ciò che voglio è tornarmene a casa insieme alla mia squadra. Aspetta, i miei uomini, la mia unità, li hai visti? Oh mio Dio, sono responsabile per loro e adesso si sono persi. O sono morti. Ti prego, se credi davvero a ciò che hai detto, che siamo insieme in questa situazione, allora devi aiutarmi a scoprire cosa gli è capitato. Grazie, grazie mille. Mi dispiace per tutto. È solo che non riesco a credere che stia accadendo davvero. Vorrei tanto, ma quando mi sono svegliato su questa nave, tutti i miei strumenti medici erano spariti. Ho visto che gli alieni sulla nave hanno una strana crema che spalmano sulle ferite. Una specie di gel biologico. Procuramene un po' e forse potrò fare qualcosa, tipo creare una specie di biogel modificato da usare per noi. Certo, ecco qua. Dovrebbe funzionare, ma fa attenzione, potrebbe avere effetti collaterali. Non riesco a credere che lo sto dicendo, ma mi mancano i vecchi hamburger di casa. Se hai qualcosa da dire, parla. Non c'è molto da dire. Ho sentito quel segnale radio e ho pensato di controllarlo. Ho pensato che magari avrei potuto intercettare qualche informazione da chi stava inviando il segnale. Ho avuto un po' di più di quanto chiedessi. Che diavolo ne so? Non ho intenzione di chiederglielo, sai? È proprio così importante? Voglio dire, qui stiamo combattendo per la sopravvivenza. Tutto quello che ho fatto prima non conta molto in questo momento. Sì, certo. Quando ero a casa mi piaceva armeggiare con qualsiasi tipo di aggeggio. Darei volentieri un'occhiata, ma ti costerà dei tappi. Forse a te, ma devo pensare al futuro. Se torniamo laggiù senza il becco di un quattrino, come potrò sopravvivere? Sai benissimo che nella zona contaminata nessuno ti regala niente. Bene, mi fa piacere che la pensiamo in modo simile. Ora fammi vedere un po'. Ehi, ciao! I tuoi genitori sono da qualche parte a bordo della nave? Solo io e mia sorella. Non so che fine abbiano fatto i miei genitori. Tua sorella è qua. L'hai vista? L'ho vista una volta, al mio risveglio su questa nave.
Ma da allora... Spero che quella ragazzina sappia di cosa sta parlando, altrimenti siamo davvero in guai seri. La troveremo, ok? Oh no! Quel povero astronauta! Quei congelatori sono davvero pericolosi. A volte le persone non si risvegliano. È meglio che tu prenda questa tuta. Se non ce la fa, dovrai andare tu. Prima però devi raggiungere la porta di uscita. Ti aspetteranno, ma puoi aspirare tutta l'aria in parte della nave. Così non te li ritroverai tra i piedi. Hanno quei diavolo di generatori che alimentano parti della nave fornendo aria. Dovrai disattivarne alcuni. Uno è nel criolaboratorio, uno nella baia dell'hangar e uno nel luogo in cui realizzano i robot. L'area di assemblaggio robot. Quando saranno tutti distrutti, potrai varcare la porta di uscita. E poi, una volta sulla cima della nave, potrai riattivare il teletrasportatore e io potrò raggiungerti. È giunto il momento che ti apra quelle porte. Sarà divertente! Oh, li riconoscerai non appena li vedrai. Premi questo pulsante e poi questo coso enorme. E voilà! Appare dal pavimento. E poi ci sono quelle cose che premi che fanno... E poi è meglio che ti allontani. E anche veloce. Vedrai. Non andare senza nessun altro. Quei generatori sono in posti spaventosi. Porta con te uno degli adulti. Ehi, ciao, come va? Sbrigati a trovare un modo per farci uscire da questa nave prima che finiamo tutti di nuovo congelati. A che pensi? Non riesco a credere. Ehi, ciao, come va? Interessante. Sicuramente posso esserti di aiuto. Se c'è ancora qualcuno in bilico, posso provare con la rianimazione. Però voglio protezione. Ok, dimmi se ti servono le mie cure mediche. Che lo sto dicendo, ma mi mancano i vecchi hamburger di casa. Tempi supplementari! Aprire il fuoco!
aspettare! Prendi questo! Aprire il fuoco! Tempi supplementari! Aprire il fuoco! Che stanno combinando tutti quegli alieni lì dentro? Supplementari! Vuoi assaggiare questo?
Guarda. Puoi assaggiare questo. Ti hanno colpito. Una specie di sala operatoria. Un momento. Che cazzo? No! No! C'è la mia squadra lì dentro! Che stanno combinando quegli alieni! Brutti bastardi verdi! Giù le mani! Ci deve essere un modo per forzare il sigillo. Forse c'è un pulsante su questa console. Allora, vi piace, bastardi? Che effetto vi fa stare dall'altra parte per una volta, eh? Oh mio, no, non ci posso credere. Per
Perché non sono arrivato prima? Avrei potuto fermarli. Ora basta. Mi sono rotto di correre. Facciamola finita con questi alieni e torniamocene a casa.